Un documento unitario con proposte su lavoro e sviluppo lo hanno presentato questa mattina CGIL, CISL e UIL, i candidati alla presidenza della regione Piemonte. Marzia De Giulia. In 2 mesi sono stati denunciati all'INAIL più di 8.000 infortuni, di cui 11 mortali, ma non solo aumentano in Piemonte gli incidenti sul lavoro, anche la povertà e la disoccupazione, tutti i temi al centro del documento con le proposte di CGIL, CISL e UIL per i candidati alla presidenza della regione. Le cose che teniamo particolarmente sono sicuramente il fatto che si sblocchino tutta una serie di investimenti che sono necessari, quindi non solo quello della TAV, ma anche tutti gli altri investimenti che possono dare al Piemonte una possibilità di sviluppo. Nonostante la lieve ripresa degli ultimi 3 anni, scrivono i sindacati, il PIL regionale è ancora inferiore di quasi 7 punti percentuali rispetto al 2008. Il reddito pro capite è il più basso delle regioni del nord. Occorre utilizzare in maniera più sinergica i fondi strutturali europei, significa spendere tutto quello che ci danno. Occorre che dal giorno dopo le elezioni ci si metta a lavorare insieme. Presenti all'incontro i candidati di centro-sinistra Sergio Chiamparino, centro-destra Alberto Cirio e Movimento 5 Stelle Giorgio Bertola. Ci sono tantissime proposte che affrontano le questioni dell'automotive, dell'aerospazio, della pubblica amministrazione, affrontano il problema del welfare nella nostra regione, una regione in cui c'è un grande invecchiamento. La disoccupazione giovanile nell'ultimo anno si è attestata intorno al 30%, quando la media delle regioni del nord è poco più del 22%.